RT, un mondo di musica e di informazione. RT Special, attualità, cultura, informazione. Per il nostro RT Special questa mattina abbiamo un ospite d'eccezione, un musicista, un tecnico, un creativo, io non so come definirlo perché è multitasking veramente. Saluto Marco Coldagelli, Coldagelli con la L ovviamente. Buongiorno Marco, grazie di essere qui con noi. Buongiorno Giancarlo, grazie per la presentazione, troppo buono. Perché effettivamente Marco, io non so come, Marco tra l'altro è un amico e anche con la nostra radio ci sta dando una grossa mano dal punto di vista tecnico, perché con la nuova regia digitale, se non ci fosse stata la sua esperta mano, non so quando ne avremmo preso, come dire, il controllo. E di questo Marco non finirò mai di ringraziarti. Il resto sei un gualdese doc, sei affezionato a tutto ciò che è espressione della città di Gualdo Tadino, e Radio Tadino lo è ovviamente, non solo della città di Gualdo ma un po' anche per tutta l'area comprensoriale, tutta la fascia, e poi adesso con il DAB, come tu ben sai, copriamo tutta l'Umbria. Allora Marco, io tornando a te, io ti ho chiamato perché c'è un motivo ben preciso e sto parlando di DigiCinet. DigiCinet, esatto. È un po' uno scioglilingua e è un progetto che riguarda il cinema. Però adesso, prima di passare a parlare di DigiCinet, vorrei parlare un po' di te, perché tu sei un musicista, sei un ottimo pianista, diplomato al conservatorio, poi sei uno straordinario tecnico per quanto riguarda il settore video e anche audio, ovviamente, e ti diletti anche di composizioni per quanto riguarda la musica. Io, tra tutte queste anime, Marco, qual è la tua vera anima? Sei riuscito a capirlo un po' o ancora la stai cercando? Ma sinceramente a livello identitario potrei avere qualche crisi ogni tanto, no, a parte gli scherzi. Diciamo che la mia passione che è alla base di tutto è sicuramente la musica, e questo mi ha portato anche nell'ambito audiovisivo a scegliere un target che è quello appunto della musica classica e colta, che ovviamente mi si confà un po' di più, se non altro per la facilità con cui posso affrontarlo, non tanto per, e quindi ecco, deriva tutto un po' da questo, dal fatto che comunque alla radice c'è la passione per la musica, che poi è sfociata anche nell'audiovisivo, col fatto che da piccolo ovviamente facevo il proiezionista al cinema, quello mi ha permesso comunque di crescere anche all'interno della tecnica cinematografica, perché ovviamente a partire dalla celluloide, poi tutte le evoluzioni che ci sono state fino al cinema digitale mi hanno sempre appassionato, e questo ovviamente parallelamente alla produzione televisiva, che comunque per quanto riguarda il target che ho scelto va di pari passo, e quindi questa è, non so risponderti in sintesi. Ma hai dato la risposta più giusta, perché la musica di per sé è omnicomprensiva, nel senso che è la passione delle passioni, quindi partendo da questo motore poi sei in grado di fare tutto. Mi sono dimenticato anche un'altra cosa, valente organista, perché se talvolta gli è capitato, non sempre, ma talvolta lo troviamo nella chiesa concattedrale di San Benedetto a suonare l'organo, e non è uno strumento semplice l'organo, è da suonare. Vabbè, detto questo, no, un preambolo andava fatto, Marco, perché magari tanta gente non sospetta che tu abbia tutte queste passioni, queste attitudini, queste capacità, quindi è bene. Questo spazio serve anche un po' per conoscere le persone, no? Mi sembrava giusto dare una piccola sintetica presentazione di quello che sei e che mi auguro potrai diventare in futuro anche di più, sicuramente di più, perché queste cose ti fanno crescere e faranno in modo che le tue passioni ti portino a traguardi veramente carini e importanti. Speriamo, io cerco sempre di rimanere ovviamente nel backstage in un certo senso, però comunque mi fa piacere veramente, quindi grazie ancora. Basta con l'incenso, ne abbiamo usato anche troppo. Adesso invece volevo arrivare a quello che è questa tua ultima opera, possiamo chiamarla così, o creazione, non so come preferisci chiamarla, ovvero tu hai presentato un sistema italiano alternativo al satellite per i contenuti in diretta nei cinema, frutto del know-how tecnologico che hai acquisito, che è Made in Gualdo, Made in Umbria. È una piattaforma via internet senza l'uso del satellite.
Esatto, sì, praticamente si tratta, dal momento che attualmente, oltre al cinema tradizionale, con l'avvento del digitale, le sale si sono aperte a tipologie alternative di contenuti, quindi ad esempio pensiamo all'opera, pensiamo al balletto e tutti gli eventi che comunque vengono diffusi in diretta alle sale. C'è però ovviamente un limite che volevo superare, un limite non tanto della tecnologia quanto un limite che spesso è principalmente infrastrutturale o economico, che i gestori, specialmente i più piccoli, a livello appunto economico non possono affrontare. Perché tutto questo tipo di contenuti attualmente transitava via satellite e quindi tramite tecnologia satellitare. Ciò implicava per il singolo esercente ovviamente l'acquisto e l'installazione e la manutenzione di onerosi impianti di ricezione, ovviamente che contestualmente a costi di gestione della rete, che venivano gestite da altre appunto società che comunque hanno i loro costi sia in termini di banda satellitare che di gestione stessa del sistema. E tanti ovviamente erano un po' preclusi all'utilizzo all'accesso di questi, a questi contenuti proprio per questo motivo. E ho pensato di fare una cosa che fosse fruibile e che sia fruibile gratuitamente da parte dei gestori e senza l'installazione di complicate infrastrutture tecnologiche, perché ovviamente principalmente alla base c'è la normale rete internet, per quanto poi nel background ci sia poi tutta l'infrastruttura tecnica della rete appunto che noi gestiamo. E quindi è nata DigiCinet, che è una creatura di MC Revoc o McRevoc, esatto, che dir si voglia, che poi è la, esatto, tua, è la tua azienda, vero Marco? Ne, sì, parliamo più diffusamente tra poco, adesso ci fermiamo un attimo. Riprendiamo il nostro colloquio con Marco Coldagelli della McRevoc Media Production Company, che è poi la tua azienda con la quale stai producendo DigiCinet. Praticamente tu, faccio una sintesi Marco, da ignorante, ma cerco di riassumere quello che ho capito, con questo sistema hai bypassato l'utilizzo del satellite appoggiandoti alla rete, con notevole risparmio per i fruitori di questo servizio, che è appunto un servizio digitale per i cinema a contenuto di spettacoli, concerti e qualsivoglia contenuto. Adesso non ti chiedo la parte tecnica, per favore risparmiacela, perché poi soprattutto a me, però grosso modo che esiste internet lo sappiamo tutti. La domanda che mi faccio è: perché, se esiste internet, non ci avevano pensato prima? Che diamine, se è così semplice, ecco. Purtroppo l'utilizzo di una rete pubblica come appunto la rete internet, come ad esempio per le connessioni telefoniche, non c'è ovviamente in linea generale una piena garanzia di banda, per quanto si voglia comunque spendere anche a livello di connessioni, e quindi ovviamente tutto ciò che ruota attorno al cosiddetto streaming è molto comodo dal punto di vista della fruizione in mobilità e su tutti i dispositivi e i terminali, sì, ma sicuramente potrebbe essere considerato rischioso per un utilizzo critico come la diretta in un cinema con magari 150-200 persone in sala, perché ovviamente se ci sono cali di banda ovviamente è un problema, perché o cade il segnale o semplicemente si imbruttisce un po' tutta la situazione, diciamola proprio papale, e quindi l'immagine ne risentirebbe. Ovviamente data il satellite permetteva di risolvere questi problemi di affidabilità in parte, anche se ovviamente la forza maggiore è sempre dietro l'angolo, però ovviamente permettendo un adeguato passaggio di banda e quindi di qualità e con la relativa affidabilità della trasmissione dall'inizio alla fine. Con internet c'è sempre un po' questa paura. Per ovviare a questo problema abbiamo messo in piedi una rete cosiddetta CDN, adesso non per scendere in termini tecnici, ma questa è, che è praticamente una rete che permette al flusso di replicarsi in maniera ridondante, così da garantire appunto una continuità di servizio. Ovviamente nelle sale comunque l'utilizzo di una semplice connessione ad internet potrebbe far paura, ma ovviamente per ovviare anche a questo ulteriore dubbio è possibile utilizzare una connessione ridondata, quindi due linee magari anche domestiche paradossalmente in simultanea, che tramite la nostra infrastruttura possono essere completamente aggregate, pur se completamente indipendenti tra loro, e quindi
c'è una maggiore affidabilità da questo punto di vista, perché se cade una c'è l'altra, o certo, se c'è un calo di banda c'è l'altra che compensa. Questo anche per quanto riguarda la parte trasmissiva, e quindi anche che ne so, sul posto dell'evento è possibile implementare un'attivazione di questo tipo con semplicemente l'encoder da noi fornito, che provvede a fare tutto, quindi a ripartire i flussi, andare in ridondanza e quindi a consentire una piena continuità di servizio dall'inizio alla fine dell'evento. Se tu mi dici questo, io non sono un addetto ai lavori, soprattutto per quanto riguarda il video, ma c'è un risparmio di costi pauroso per chi gestisce una... Sì, anche perché attualmente per mettere in piedi un evento in diretta, quindi era necessario fino adesso essere lì sul posto con o una fly satellitare, o comunque fare in modo che il segnale arrivasse ad un teleporto satellitare che ne operasse appunto il rilancio verso le sale. E quindi oltre a questo tipo di tecnico di infrastrutture, c'era poi il costo di utilizzo della banda satellitare, che per tali contenuti, essendo molto pesanti date le necessità qualitative, ovviamente si traduceva in costi molto elevati. In questo modo ovviamente per l'esercente comunque non ci sono costi, per il fornitore di contenuti comunque questo sistema è reso fruibile con costi nettamente inferiori a quelli che ovviamente implicava il satellite, e soprattutto con la stessa qualità, se non superiore. Poi ovviamente dopo ci arriverò magari. Adesso ci fermiamo un attimo e ritorneremo tra poco. Riprendiamo il nostro colloquio con Marco Coldagelli. McRevox, questa è la sua azienda, Media Production Company, e con questa azienda lui ha presentato DGCNET, che è appunto questo nuovo sistema digitale per far arrivare nelle sale cinematografiche in digitale e in altissima qualità contenuti di svariato tipo, in diretta. Questa è una cosa importante, perché ipotesi: c'è all'Arena di Verona un concerto di musica di qualsivoglia motivo, e questo concerto può essere fruito in tutta Italia, vero Marco? Oppure teoricamente anche a livello internazionale, perché sì, non c'è limite in qualsiasi sala cinematografica o comunque sala attrezzata. Basta che avere connessione internet e capienza per far vedere l'evento a persone che possono essere invitate sul posto. A proposito, si è bypassato, come dicevi tu, il satellite, che dava una sicurezza sulla continuità del segnale e anche sulla qualità, e questo servizio è prodotto sempre con sicurezza e da internet e con qualità. A proposito di qualità, ecco, il satellite garantiva una determinata qualità. Internet, con che tipo di qualità arriva il segnale? Attualmente, proprio per le necessità implicite dello scopo, abbiamo fatto in modo di portare la stessa identica qualità, quindi gli stessi identici profili di trasmissione utilizzati nel satellite, all'interno della nostra rete, e quindi praticamente i profili standard attualmente utilizzati via satellite verranno utilizzati e vengono utilizzati anche all'interno della nostra rete, con ulteriori implementazioni qualitative utilizzando dei nuovi codec, tra cui, come ovviamente adesso parlo per i più, come posso dire, i più nerd come me, praticamente utilizzando anche il codec H265, che è un nuovissimo codec che permette appunto una elevata efficienza e utilizzo di banda. Quando si parla ovviamente di efficienza, si parla del rapporto compressione qualità, suppongo. Esattamente, quindi se il tubo è piccolo cerchiamo di farci passare più informazione possibile come se fosse più grande, quindi mantenendo la qualità del prodotto, la stessa finale, qualità invariata. E a proposito di questo, ecco, la differenza con un tradizionale streaming cioè di quelli che vengono attualmente utilizzati, è il fatto che appunto sia costante nel tempo a livello qualitativo, e quindi non ci siano cali di qualità dovuti a tecniche di streaming adattivo come vengono utilizzate ora, o il cosiddetto smooth streaming. Quindi ovviamente è necessario che il canale dati e quindi le linee siano buone sul fronte ricevente, ma allo stesso tempo è comunque sarà la rete ad adattare nella maniera più opportuna il segnale, mantenendo invariata nel tempo la qualità. Ovviamente questo senza implicare l'utilizzo, questo voglio dirlo, di hardware dedicati in ricezione, perché ecco, ovviamente per dover di cronaca devo dire che ad esempio in Francia
un'altra azienda in particolare, ha realizzato nel 2018 un sistema analogo per la diffusione in streaming dei contenuti in diretta alle sale, ovviamente con hardware proprietari e con... In questo caso invece ho cercato, proprio per il mio passato da proiezionista e guardando un po' agli esercenti, di realizzare un prodotto che sia fruibile senza l'utilizzo di alcun hardware dedicato. Quindi l'importante è che ci siano dei terminali, dei dispositivi in ricezione, qualsiasi PC o Mac o Linux, con sufficienti caratteristiche per ricevere il flusso. Quindi l'hai standardizzato a livello proprio della massima fruibilità. Un approccio, esatto, direbbero gli addetti ai lavori, decisamente friendly con l'utente finale. Tu hai presentato questa cosa in contemporanea a diverse sale cinematografiche italiane, vero? A diversi gestori di sale cinematografiche. Abbiamo fatto un invito generale per la maggior parte degli esercenti, ovviamente sparsi per la penisola, e circa una quarantina hanno aderito attivamente, collegandosi durante tutto il tempo del test. Abbiamo fatto 3 sessioni di test in tutto, sì, e in particolare nelle ultime 2 si sono collegati in circa 40, dandomi continui riscontri telefonici o appunto tramite WhatsApp o mail sulla ricezione del segnale, la qualità e il riscontro in sala. E questo anche sul fronte audio, che va detto ovviamente che per la cinematografia è molto importante. Certo. Questo sistema permette il transito di segnali audio multicanale, quindi l'attuale audio cosiddetto surround in 5.1, che è la base un po' dell'audio cinematografico, è pienamente supportato, e questi test sono avvenuti proprio in tale formato, oltre ovviamente a supportare il nuovissimo formato ad oggetti, che è il cosiddetto audio immersivo, che prevede anche diffusori sul soffitto, insomma è diciamo l'apoteosi dell'audio cinematografico, e questa piattaforma supporta anche questa tipologia di audio. Quindi assolutamente un servizio di altissima qualità, da quello che tu mi hai detto, da quello che ho capito. Esattamente, sì, se non altro cerchiamo di renderlo all'altezza della situazione, certo, critica per certi versi. La domanda è d'obbligo: il risultato, che risposta c'è stata da parte di coloro che si sono prestati a questo esperimento, a questa dimostrazione? La risposta è stata decisamente positiva, in particolare mi ha lasciato un po' di stucco un cinema di Trieste che ha proiettato il contenuto, come molti altri, però ovviamente mi sono focalizzato un po' su quello perché ovviamente aveva uno schermo di 10 metri di base, quindi dire che il segnale e il prodotto era ottimo guardandolo su uno schermo di 10 metri di base da soli in sala senza pubblico, e quindi immagino anche a poca distanza, perché certo, i gestori sicuramente avranno operato le dovute verifiche, mi ha rincuorato un po', e quindi se non altro mi ha confermato quello che volevo ottenere, quindi la piena qualità del servizio. Credo che sia stata una grande soddisfazione. Assolutamente. Ci fermiamo un attimo e tra poco riprendiamo. Siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con Marco Coldagelli. La sua azienda è MacRevoc Media Production Company. Abbiamo parlato, Marco, abbastanza in modo sintetico, non diffusamente, perché poi io sono contento di una cosa, che ti ho tenuto a freno dal punto di vista tecnico, perché e capisco che tu hai fatto uno sforzo per essere, come dire, il più lineare e semplice possibile. Perché per radio non possiamo andare, sei stato molto bravo. Quindi progetto DigiCinet con questo sistema alternativo al satellite per contenuti alternativi. Che vuol diretta. Dire contenuti alternativi in diretta nel cinema? Tutto ciò che ovviamente non è cinema di taglio filmico, quindi che non sia fiction ma che sia reale, e quindi tutto ciò che è diretta praticamente, tutto quello che è live. E eccolo qui. Tu hai parlato nel tuo discorso, hai come dire privilegiato un settore che è quello degli eventi di musica classica, eccetera. Sì, ovviamente essendo il mio primo amore e quello su cui lavoro normalmente, ovviamente i prossimi eventi e quindi la programmazione futura su cui plasmeremo appunto l'avvio vero e proprio del sistema saranno eventi di questo tipo, quindi principalmente musica classica, tra cui la musica barocca e cameristica in diretta, e quindi concerti e prodotti del genere.
Ma la cosa un po' più particolare, forse rilevante, è il fatto che tali eventi non verranno necessariamente realizzati con produzione completamente sul posto dell'evento, ma mediante tecnologia di produzione remota. E cioè? Che è un nuovissimo, praticamente un nuovissimo modo di realizzare contenuti in diretta, gestendo tutto in maniera centralizzata dalla nostra regia centrale, dalla nostra master control room. E quindi tutta l'opera di commutazione delle sorgenti, cambio delle angolazioni, la diciamo in soldoni, quindi sì, sarà, l'inserimento di grafiche e di contributi sarà operata in maniera centralizzata dal nostro centro stella. Praticamente sul posto resteranno gli operatori di ripresa con la telecamera, detta in sintesi. E basta. Esatto, e tutto il coordinamento, l'interfono con gli operatori, le indicazioni avverranno dal nostro centro stella a distanza, che poi instraderà tutto il segnale sulla rete. Quindi tutto questo in diretta. Esattamente. È una cosa che a detta così fa tremare i polsi, però voglio dire, è una bella sfida. Voi ovviamente, tu hai sviluppato tecnologie e know-how per poterlo fare in sicurezza, in tranquillità, questa cosa qua. Sì, ovviamente nel nostro centro stella abbiamo delle ridondanze a livello di linee fibra, in modo che comunque ci sia sempre una garanzia in questo senso. Oltre a avere appunto ridondanza terrestre, comunque teniamo da parte una ridondanza satellitare, perché in ogni caso la linea di terra, come ovviamente una qualsiasi collegamento satellitare, può andare incontro a cadute improvvise per cause di forza maggiore. Certo. Quindi comunque è bene avere comunque una ridondanza in entrambe le tecnologie. Questo per quanto riguarda ovviamente il nodo principale della rete, che è il nostro centro stella, appunto. Senti Marco, ma se io ti chiamo per un concerto di Vasco Rossi da mandare in diretta, tu lo potresti fare? Assolutamente sì, sicuramente con un po' di adrenalina in più in corpo, ma assolutamente sì. No, mi rendo conto che era una domanda stupida, no, ma perché volevo dire, mettere in evidenza che cosa? La duttilità di questo tuo lavoro. Tu sei appassionato, certo, di musica classica, operistica, da camera, e sei musicista, la tua anima è questa, però sì, come musicista tu non è che fai una distinzione tra musica di un tipo o di un altro, puoi avere una preferenza, ma in genere la musica a te penso che piaccia tutta, grosso modo, perché... assolutamente ovviamente cambia il taglio di regia da operare, il linguaggio cambia, ma il risultato deve essere sempre ottimale allo stesso modo. Ma guarda che questa è una cosa bellissima, perché può permettere a città, paesi dislocati nei punti più distanti o remoti di Italia di fruire di un evento che fino a qualche tempo fa era soltanto appannaggio di una determinata elite. Sto parlando di un concerto alla Scala, ma insomma, esatto, sempre ammettendo che questa cosa poi in termini di diritti sia fruibile. Certo, chiaramente, certo. No? Beh, ovviamente di ciò se ne deve occupare, ovviamente, allora, nel caso in cui la produzione è nostra, ovviamente ci occupiamo di questa parte noi, nel, certo, caso in cui mettessimo a disposizione esclusivamente l'utilizzo della rete, ovviamente sta alla distribuzione, alla produzione, gestire poi la parte relativa alla burocrazia, diciamo, con le sale, quindi. Ma con la SIAE e con tutti gli enti in gioco. Ma immagino l'emozione di una persona che riesce a vedersi, a stare dentro il Teatro della Scala di Milano oppure all'Arena di Verona, come se fosse lì. Ma ti rendi conto? È una cosa bellissima, veramente, dal vivo, live. È un'emozione sicuramente grande che da piccolino io ho provato con, al tempo, il circuito pilota che avevamo messo in piedi con Microcinema. Noi ovviamente a quel punto, io ero dalla parte dell'esercente perché ero al tempo proiezionista, sì, qui al Don Bosco, e diciamo che ho passato quel periodo in cui abbiamo messo in piedi il primo sistema di cinema elettronico in diretta via satellite con Microcinema. E al tempo ho vissuto mi sembra la diretta della Traviata, la prima diretta, che mi sembra una cosa spettacolare. Poi al tempo anche la risoluzione in gioco, la qualità del prodotto non era sicuramente a livello delle attuali scelte tecniche che si fanno, perché era un 720p come tipo di risoluzione, ora si usa minimo il 1080, poi per passare al 2160 il cosiddetto 4K, fino ovviamente adesso ai giapponesi che sono usciti con l'8K implementando, vabbè, ormai andiamo sempre tanto per dare un'idea a chi ascolta, 8K significherebbe qualità fotografica, quando la foto si facevano con le pellicole, qualcosa del genere. Sì,
se non altro anche una foto a 8K di base è comunque una foto ad altissima risoluzione, già certo. Una foto a 4K, a 4000 punti di base è sicuramente importante in termini qualitativi. Bene Marco, siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata, è stato un piacere scambiare queste quattro chiacchiere con te, ti auguro veramente ogni fortuna a te, alla Mac Revoc Media Production Company e al progetto DigiCinet, che spero andrà veramente lontano, perché è un servizio molto bello e poi da quello che ho capito con questo sistema non dovrebbe costare cifre iperboliche come costava prima quello attraverso i satelliti. Assolutamente, l'obiettivo è proprio quello in termini di costi e in termini di qualità. Molto bene, ti ringrazio Marco, ti auguro una buona giornata e alle prossime occasioni. Grazie mille. RT Special, attualità, cultura, informazione.